A che fare con i clienti, si ha purtroppo la cattiva abitudine, non tutti fortunatamente, ma si ha comunque la cattiva abitudine di iniziare a parlare a raffica, cioè tu sei il venditore, sei il consulente, sei l'analista, colui che deve vendere qualcosa a un cliente e quando il cliente viene da te inizia a parlare, a parlare, a parlare. È un errore grossolano, ma è un errore importante. Perché? Perché l'informazione è tutto. Informazione oro. Oggi, ma lo notate anche banalmente con il motore di ricerca, con Google, con Bing, con Facebook, chi detiene l'informazione è un vincitore, vince. E anche tu nel tuo piccolo, quando hai a che fare con i clienti, devi avere l'informazione, devi avere più informazioni possibili. Informazioni che quando sei con un cliente vis-à-vis puoi accedere facendo domande. Non devi parlare, non devi essere tu a rispondere, ma devi fare domande. Le domande, come spiegato in qualche video fa, ormai diversi video fa, hanno un potere fantastico, sono incredibili le domande. E tipicamente si ha il timore di fare le domande. Non si fanno domande perché non si vuole dar fastidio al cliente, è una stronzata, è sbagliato. Tu le domande le devi fare. Nel momento in cui tu inizi a rispondere, tu venditore, inizi a rispondere a delle domande, stai sbagliando. Stai assolutamente sbagliando. Tu devi fare domande a raffica. Perché? Perché appunto, come dicevo prima, ottenere le informazioni delle necessità che hai del cliente che hai davanti ti permette di proporre una soluzione su misura che guarda un po'. È proprio quello di cui aveva bisogno il tuo cliente che è venuto da te. È importante. Domande, 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 domande. Passiamo 2 anni per imparare a parlare e poi 50 anni per imparare a stare zitti. È vero, è vero. 2 anni per imparare a parlare, 50 anni per imparare a stare zitti. È vero, è verissimo. Non è facile, lo so che non è facile, perché quando sei con un cliente ti viene da parlare, ti viene da raccontargli chi sei, cosa fai, perché sei bravo, bla 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 bla. Tecnicamente quel passaggio lì dovrebbe essere fatto prima con la comunicazione, col marketing, cioè il cliente viene da te perché il marketing gli ha spiegato chi sei, cosa fai, perché sei bravo. Tecnicamente.